Per festeggiare i 70.000 mi piace della pagina, oggi prepariamo insieme la focaccia. Gli ingredienti sono farina, 600 g, 15 g di sale, due patate bollite frullate con un poco di acqua di cottura, 2 cucchiai di olio, 10 g di lievito e un pizzico di zucchero. Iniziamo aggiungendo alla farina il sale. Mescoliamo un po'. Aggiungiamo la patata bollita, mi raccomando non troppo calda, meglio se fredda o tiepida, e mescoliamo un po'. Aggiungiamo 2 cucchiai di olio, erano un po' vuoti, ne aggiungo un altro poco. E iniziamo a impastare. Ora aggiungo il lievito. Il lievito sono solo 10 grammi, solo perché fa un po' freddo. Se fosse di estate ne aggiungerei molto meno. Ne aggiungo poco perché non mi piace aggiungere troppo lievito nei miei impasti. Aggiungo un bel pizzico di zucchero e comincio a impastare, aggiungendo poca acqua tiepida alla volta. Facciamo attenzione ad amalgamare bene tutti gli ingredienti e a far sciogliere il lievito. Prendiamo bene la farina che si trova alla base della ciotola e impastiamo. Aggiungiamo ancora un po' di acqua e impastiamo velocemente. Quando l'impasto è già abbastanza morbido, si vede? Così. Un altro pochino. Abbiamo preso tutta la farina. Quando l'impasto è morbido, così, e abbiamo fatto assorbire dalla farina tutta l'acqua, iniziamo a schiaffeggiarlo. Così. Questo movimento servirà a far incorporare l'aria e ne favorirà la lievitazione. Allora, ora schiaffeggiamo l'impasto. L'impasto sarà quasi pronto quando cominceremo a vedere delle bolle che si formeranno in superficie. Ecco, si vedono. Continuiamo ancora un po' a schiaffeggiare in modo da rendere l'impasto liscio e omogeneo. Si sente il rumore? L'impasto è pronto quando lo prendiamo e cade al nastro, non si deve spezzare. Ecco, si vede? Così, non si spezza ed è morbido. Ecco, più tempo lavoreremo la focaccia, migliore sarà il risultato. Ora basta impastare e vi faccio vedere il risultato della focaccia lievitata. Allora, questo è l'impasto lievitato. Spero si vedano bene le bolle. Lo riprendiamo, lo schiaffeggiamo un altro poco, così. In modo da rilavorarlo un altro po' e lo mettiamo in una teglia. Io uso questa, è una teglia di ferro 30-32 cm circa. L'ho oleata bene e adesso aggiungo la focaccia.
tutta e la sistemiamo con le mani, cingiamo le mani di olio e la sistemiamo per bene con le mani. Ora, questo impasto, una volta messo nella teglia, deve riposare una ventina di minuti. Quando riposerà, naturalmente prenderà posto nella teglia e sarà ben sistemata. Facciamo finta che abbia riposato 20 minuti e sistemiamo i nostri pomodori sulla focaccia. Così. Questi pomodori io li ho già conditi con sale, olio e origano. Mettiamo i pomodori. A me piace metterli in ordine, non a caso. Sistemiamo la focaccia. Questa ricordo sempre che deve stare 20 minuti in teglia prima di mettere i pomodori. Noi stiamo facendo finta che abbia riposato. Ecco qua. E con un cucchiaio, io adesso faccio così per farvi vedere, mettiamo anche un po' del sughino che si è formato con il condimento. Questo servirà a far colorire la focaccia in cottura. Ok, questa è la nostra focaccia. Ora la mettiamo in forno a 200 gradi per 20-25 minuti. Mi raccomando, ogni forno ha i suoi tempi, quindi controllate sempre e verificate la temperatura del vostro forno. Ciao a tutti e grazie di seguirmi sempre sulla mia pagina. Grazie, ciao!